Ben ritrovato e bentornato al gol, perché comunque era molto importante per chiudere la partita dopo i primi 45 minuti. Leviamoci subito questo dente. Che è successo con quel nervosismo a fine primo tempo? No, niente cose da campo. Ovviamente loro con questo risultato retrocedevano, quindi hanno fatto un po' di casino, però sono cose da campo che finiscono là. Il gol, raccontaci. Il gol sicuramente era tanto che lo aspettavo. Chiavari, se non ricordo male. Esatto. Ormai sono passati tanti mesi. Sì. No, ho visto Gigi che mi ha fatto la sponda, come ho visto carinare il rigore, ho detto prova a piazzarla, poi è andata bene, quindi. Parlavamo con Cascione poco fa, ha sottolineato la tua ottima prova, dicendo che chiaramente ti ha sostituito dopo nel secondo tempo semplicemente per quel nervosismo a cui facevamo riferimento. Adesso gli metti un bel dubbio per questi playoff, perché la tua prestazione non può passare inosservata dopo un lungo periodo che eri rimasto un po' ai margini. No, io sono qua, sono un giocatore del Pescara, sono a disposizione e come tutti i professionisti devo farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa. Adesso ci aspetta una partita importante ai playoff e speriamo di arrivare più avanti possibile per tutta la squadra, la società e i tifosi. Tra l'altro con quel Pontedera che nella bella settimana, no, dopo il gol tuo di Chiavari, avete affrontato facendo tanti gol fuori casa, l'avete battuto anche all'Adriatico, ora avete due risultati su tre a disposizione. Abbiamo due risultati su tre, però dobbiamo andare in campo come se l'unico obiettivo fosse la vittoria. E abbiamo tutto da perdere appunto perché abbiamo sempre vinto con loro, quindi loro avranno ancora più il dente avvelenato.